E allora ben ritrovati su arsenalecinema.com, sull'arsenale virtuale per questo ultimo appuntamento di questa lunga giornata di cinema all'insegna della paura. Fippi Lì Horror Festival Special Event, è stata una giornata veramente ricca di buon cinema e la concludiamo nel migliore dei modi perché abbiamo il piacere, davvero un grande piacere di avere nostra ospite Emanuela Rossi, regista di Buio. E con me a chiacchierare di cinema e di questo esordio, che è un esordio fino a un certo punto, ora ne racconteremo anche il perché. Ritrovo con grande. È un esordio, ma non è la prima volta che ti metti dietro la macchina da presa, quindi è un esordio molto ponderato. Ritrovo con grandissimo piacere Alessio Porchè, direttore artistico Buonasera. del Fippi Lì Horror Festival, insieme a Ciro Di Dato, che salutiamo e ringraziamo. Allora, Emanuela, dicevamo un esordio e visto che ci piace partire dal finale, io da lì voglio partire, vale a dire alle ragazze che resistono e la dedica che tu in chiusura del film fai, perché sono proprio le ragazze ad essere le vere protagoniste, tra l'altro tre giovani attrici straordinarie per la prima volta sul grande schermo, almeno un paio di loro, e un film molto al femminile. Che dentro c'ha veramente tanto. Ecco, il festival racconta la paura e verremo anche a declinare quella perché la paura è molto presente in quella casa che le tre ragazze abitano. Quindi io partirei proprio da questo omaggio che mi sembra sia proprio alla base di quella che è l'idea progettuale del film. Sì, guarda, sono sincera, sì. Io avevo visto un film che si chiama, l'avrete visto, Miss Violence, di Avranas, no? E sono uscita dal cinema un po' sinceramente furibonda, perché dico, vabbè, si condanna, però poi alla fine il padre fa sempre la parte del leone, no? E quindi Certo. quasi proprio come ho sentito di essere chiamata in causa, che toccava a me. E, diciamo, mettere invece assolutamente in prima linea le ragazze, anche perché io poi in passato ero giornalista nei femminili, insomma, comunque è una cosa che mi interessa a me personalmente. E Certo. quindi, diciamo, ho fatto così, cioè veramente ho dato voce, penso, a queste tre ragazze. Mi faceva piacere prima che hai detto questa bella frase mentre chiacchieravamo, che di solito sono delle figurine, no? Dei bambini, Sì. delle figure, insomma, neanche adolescenti, preadolescenti. E io invece no, ho cercato, ho provato almeno insomma, di creare dei personaggi, anche se la piccola ha 4 anni e poi vabbè, un po' più grandine le altre, però insomma, di dare ognuna il suo personaggio, perché i bambini sono, diciamo, persone, non sono delle figurine, insomma, e quindi meritavano tutte e tre di avere il loro personaggio. Ma assolutamente, come dire, 4 anni, ma con almeno un paio di scene fondamentali in termini proprio narrativi, per cui veramente nessuno è escluso. Alessio, tu, come dire, inserisciti nella chiacchierata tutte le volte che vuoi. Io faccio intanto ancora, collegandomi a quanto dice Emanuela, e ritorno un attimo su un concetto che mi è, devo dire, molto piaciuto. Tu, è giusto sottolineare che spesso e volentieri quelli che sono temi legati al patriarcato, agli abusi, non solo hanno per protagonisti e come punti di vista quello maschile, cioè spesso e volentieri proprio no, è la nostra categoria, il nostro genere che pondera e racconta, no, in qualche modo, no, sempre. Ecco, quindi questo intanto lo trovo molto interessante. Altro elemento che non era affatto scontato, ma che trovo molto interessante, è che tutto quello che tu decidi di raccontare lo fai, come dire, cercando di non far vedere, non mettere in mostra quelle che sono le scene di abuso, quello che è stato magari qualcosa che si capisce essere passato sul corpo e sulle menti, soprattutto della protagonista, diciamo, più adulta. Ecco, qui ti volevo subito chiedere se da sempre hai pensato di non voler mettere in pasto, no? Dare in pasto allo spettatore tutto questo e invece lasciarlo proprio a quella che è la paura, ecco, e iniziamo a parlare di paura più grande, vale a dire quello che uno si immagina. Sì, guarda, questa è stata fin dall'inizio una specie di cosa programmatica, uno per non replicare, diciamo, anche nella mente delle persone delle scene di violenza che possono benissimo immaginare, e poi perché, come penso si veda, c'è un po' un omaggio a un cinema, diciamo, classico, no? In un certo senso, il cinema di una volta in cui
pur essendo secondo me fortissimo, non si tendeva, no, a vedere queste immagini. E così, siccome mi appartiene, cioè mi piaceva omaggiare questo cinema, volevo fare proprio così. Volevo, anzi, arrivare proprio, no, lì, ma non mostrare mai assolutamente nulla. E sono contenta, cioè lo trovo, anche perché non credo che sia mancato nulla, no? Cioè, assolutamente, come insegno al maestro Hitchcock, per l'appunto, la suspense la crei soprattutto non facendo vedere, vero Ale? Ma assolutamente, io mi inserisco dicendo che è interessante Buio perché è un film sospeso tra più generi, perché chiaramente non si può parlare di un distopico, però allo stesso tempo magari lo è anche, però lascia molti dubbi questa cosa qui, ma dei dubbi sani, cioè quei dubbi che dice vabbè, ma anche se poi non fosse così chi se ne frega, perché comunque hai raccontato bene tutto. Il finale per esempio è l'uscita dall'apocalisse, che potrebbe essere un'apocalisse vera o potrebbe essere solo l'apocalisse di queste povere disgraziate che hanno avuto a che fare con questo personaggio pazzesco che è il padre. Devo dire che un attore che dovremmo vedere più al cinema, perché è fortissimo, è magnetico, quando entra è proprio un personaggio scritto molto molto bene. Io credo che sia un film molto interessante proprio per questo, perché è tra i generi, però allo stesso tempo non vuole essere quel tipo di cinema alla Miss Violence, se mi permetti, ma vuole andare a essere un pochino più dolce, appunto, e questo lo salva molto, perché chiaramente un film distopico ha bisogno spesso di mezzi, di raccontare in un certo modo le cose. Qui invece c'è questo filtro della dolcezza tra un film d'autore e un film di fantascienza che lo aiuta molto a farlo diventare un buon film, che è quello che secondo me è Buio. Assolutamente. Io mi ricollego a quanto dici Ale per, come dire, per portare avanti un'altra questione interessante, vale a dire non solo c'è un mix molto ben equilibrato tra generi, ma la cosa molto interessante è che c'è anche, se vuoi, un salto apparentemente anche da un punto di vista visivo, spazio-temporale, molto, soprattutto temporale, molto molto interessante, perché tutto quello che è il mondo gotico, che rimanda ad un passato, magari più verso l'Ottocento, se vuoi, in realtà si sposa alla perfezione con i LED sparati, no? E tutta una serie di elementi contemporanei. Esatto. Ecco, questo è una scelta soprattutto visiva, Emanuela, che ti chiedo da dove nasce, ecco. Allora, dunque, diciamo questa cosa dei generi, sì, in qualche modo io non sono legata a un genere particolare, a me piace il cinema, sono proprio una spettatrice, e quindi sì, ci sono stati vari, era come se in qualche modo volesse attraversare, no, questi generi, però è vero che in qualche modo è un film personale, un film d'autore, insomma, e mi sono come servita di volta in volta del genere che mi serviva in quel momento, no? Per avanzare nella storia. E io sono un'appassionata di design, ho lavorato a Casa Vogue, e quindi insomma in qualche modo mi piace l'arte contemporanea, e quindi c'era questo bisogno di fare, non so come dire, una specie di immaginario postmoderno, no? Mi viene da dire, cioè in cui unire, era importante, perché poi alla fine è lui nella sua testa, il papà che ha creato questo mondo in cui ha mescolato tutte le cose, e io dovevo assecondarlo, no? Normalmente mi diceva lo scenografo, ma che facciamo, anni, perché noi siamo entrati in quella casa, abbiamo tolto tutto l'arredamento, una casa settecentesca abbandonata, e dico aspetta, facciamo, perché diceva, non so, uno stile anni 70, dico, ma non ha senso, perché cioè, la cosa più importante è mescolare, cioè trovare il modo di creare come una sovrapposizione di tempo, di spazio, perché quella è la loro realtà, loro vivono così, cioè in quello spazio lui ha accumulato, come tiene prigioniero il tempo, no? Cioè le vuole tenere ibernate lì dentro, quindi ci sono appunto questi elementi ottocenteschi, perché lui si rifà questo immaginario Wendy, no? Con queste camicine così, però poi piano piano la modernità è entrata, cioè, in quella casa, no?
e quindi per forza poi c'è il LED, c'è le cose, insomma, e poi mi piaceva, poi diciamo anche una questione di gusto, mi piaceva. Ma guarda, da questo punto di vista ti è tornato molto d'aiuto l'elemento del montaggio, perché adesso non so se hai avuto anche tu la stessa impressione, questo tipo di montaggio rapido, non serrato, rapido, ma fatto anche di stacchi inaspettati che ti rimbalzano da veramente, da, è una centrifuga di pop che va dal passato fino agli anni Ottanta, no, ai video con chi fa allenamento in tuta acetata, ecco, anche musicalmente veramente pop. La trap comunque è quel tipo di cosa che potresti odiare, no, in un film. Invece qui è l'elemento che fa sì che lei, la ragazza, riesca a, dopo tutti questi abusi, a uscire un po' da questo mondo, no? E questa trap la salva. Io ti dico, detestabile per certi versi l'uso della musica in un certo modo, ma qui è fruibilissima perché racconta il fatto che lei finalmente esce da lì. E questo è molto interessante, e forse anche il fatto che il volume molto alto fa capire questa voglia di rompere, no, questa porta e di uscire. Non so, allora, piaciuto... se ci pensi, tra l'altro, in grande contrapposizione rispetto alla musica classica, da vinile viene messo, come dire, quindi certo. Proprio un passaggio, perché siamo partiti da Mozart piano piano, poi passando, diciamo, passando per il tempo delle mele. E poi la cosa che mi piace è che a un certo punto Levi, proprio il padre, sparisce, no? E se ne va probabilmente da un'altra famiglia, no? Che poi si sa benissimo che questi personaggi magari hanno anche una doppia vita, magari vanno dall'amante e probabilmente avrà anche altri figli, chissà. Però se ne va e le lascia lì, poi ritorna e ridiventa padrone. Beh, questo è finalmente, però a quel punto trova un'opposizione fiera. Questo è l'altro elemento che mi piace, cioè questa sottrazione del ruolo di questo personaggio che comunque va a fare qualcosa sicuramente di non bello, o comunque non le lascia libere, in realtà le domina ancora. E quando ritorna, però, per fortuna arriva il fuoco, e questo è una bella catarsi. Beh, guarda, il fuoco era arrivato chiaramente dall'Apocalisse, quindi era proprio chiamato, non si poteva evitare, ma non è che stiamo spoilerando troppo, no? Cioè, ma tanto l'hanno visto, perché... Okay. Quindi insomma, io proprio mi rifaccio a un immaginario classico, insomma, perché poi lui lo legge i passi dell'Apocalisse, dice, no, i mentitori così giaceranno nello lago di fuoco, così. E quindi per forza bisognava farlo, questo fuoco è stato per noi pazzesco perché l'abbiamo fatto in casa, cioè siamo stati... Sono stata coraggiosa, diciamo, di farlo non in studio ma in casa con la torcia umana, cioè, quindi abbiamo provato proprio la brezza di avere la torcia umana, è stato forte, insomma, nonostante, diciamo, molto professionale, che ha potuto fare veramente questa cosa impressionante. Quando si è dato fuoco, sinceramente, mi sono girata, ho visto 40, tutta la troupe con la maschera e il telefonino, è stato pazzesco, pazzesco. Ma da questo punto di vista io adesso mi ricollego a quanto dicevi un attimo fa, che poi è il bello, se vuoi, del cinema, quando gioca sul non mostrare, no? Torniamo su questo concetto, quindi non solo non mostrare gli abusi, ma nel momento in cui sparisce il padre, tu giustamente lo leggi in quel modo, io per dirti l'ho vissuto come un ok, sto utilizzando le mie figlie come dei topi da laboratorio, come dire, così prima le ho viste dentro l'ambiente casalingo, ora poi lei è scappata, ok, fammela vedere a distanza cosa è in grado di fare questo topolino fuori, no? Allora, questo è molto interessante, anche perché portando fuori da quella casa la protagonista, perlomeno la più grande delle tre, ci porta in quello che è un mondo fatto, sì, da un lato di ragazzi e ragazze che ascoltano la trap, ma anche di un grande supermercato, ad esempio, dove succedono delle cose e dove, per esempio, mi viene in mente una delle immagini più forti del film, è anche un atto politico, se vuoi, nei confronti di un capitalismo sempre più forte, così come politico e ambientalista in generale tutto il film, perché tu giustamente, Alessio, dicevi prima
il concetto di post-apocalittico, sì, ma è soprattutto un film che fa una grande allerta, a mio avviso, su quello, su come stiamo trattando in qualche modo questo mondo e su quelle che potrebbero essere le conseguenze. E ahi noi, se siamo qui e non in una sala a dialogare del film, forse troppo distante non siamo andati, ecco. Eh no, guarda, ti dico la verità, io erano anni che un po' alla Ballard avevo questa paranoia del caldo, no? D'estate ho detto, oddio, qui verrà un caldo tale che non usciremo più di casa, e da qui la quarantena del film, no? Che loro non possono uscire perché fuori è troppo caldo. Non ci ho preso proprio, però insomma qualcosa ho preso, perché i segni ci sono, cioè c'erano già, non so, 2 anni fa quando io ho scritto la sceneggiatura, e continuano a esserci, e ci tenevo davvero. Ieri ho presentato il film a Torino e mi dicevano, ma fuori poi quando escono, no, nell'ultima scena, e c'è ancora distruzione, dico sì, perché le cose, diciamo, certo, non sono ancora lì, insomma, no? Era giusto metterlo, cioè, ci è costata cara, perché quello è tutto effetti, e di cui sono molto fiera, perché veramente effetti credo belli, insomma, così, però era importante, perché sennò va bene l'happy end, ok, però no, cioè no. Assolutamente rimarcare che comunque vanno a finire poi in un ambiente, insomma, non safe, ostile, anche lì. E poi personalmente io trovo veramente la cosa più apocalittica è il supermercato, perché no, sì, cioè, sì. Cioè, sì. 3 vecchi e 2 ragazzini lì, cioè lei abbandonata, no, solo con prodotti da comprare, insomma. Beh, da questo punto di vista, adesso io ti richiamo in causa, visto che il festival ha omaggiato in passato, ovviamente, e anche più riprese, e l'avete anche ricordato, Romero, ecco, visto la cinefilia che Emanuela non nasconde, da questo punto di vista, ecco, un supermercato può diventare un atto politico, no? Ovviamente raccontarlo può, e in un film come Buio, a mio avviso, in quel momento diventa veramente centrale nella narrazione, può diventare anche un gesto politico, ecco. Beh, vai. Sì. Io volevo dire che in questo caso il film, io l'ho visto 2 volte, la prima volta prima che ci fosse il lockdown, La seconda volta ieri, quindi ti dico, mi è sembrato l'artista spesso riesce a vaticinare, no, le cose, e qui c'è un po' di cose che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché questa chiusura, questa costrizione forzata dentro un ambiente dove abbiamo visto delle scene molto belle, no? I terrazzi, e padri e madri che disegnano, però poi c'è tanta violenza domestica, e qui chiaramente ce l'abbiamo, e è chiaramente anticipato, perché non è che te sapevi del Covid, però ecco, è interessante vederlo oggi, lo vedi con altri occhi il film. E poi c'è il supermercato, anche quello costrizione, perché in fin dei conti noi ci hanno detto, non potete uscire di casa, ma potete andare al supermercato a fare la spesa una volta alla settimana, comprando tutto quello che vi serve, cioè lei all'inizio compra tutti questi dolci, no? Questi, poi giustamente dopo comincia a fare la spesa utile, e come abbiamo fatto noi in questo periodo. Quindi ecco, non solo Romero, ma addirittura qui c'è un postmodernismo, cioè di riuscire proprio a anticipare un po' quello che è la realtà, e credo che il cinema, quando riesce a fare questo, ha un senso di visione, ha un senso politico. Una parola che non mi piace tanto a me nel cinema, ma non perché però questo è il senso politico, perché presa è usata, ma qui c'è. Concordo, assolutamente concordo. E io ti volevo anche chiedere un'altra cosa invece, in termini proprio, se vuoi, di lavoro sulle giovani attrici. Perché un elemento che mi è molto piaciuto è il lavoro che fai sui sensi, che il più delle volte sono dei sensi negati. Penso a quello che il padre le costringe a fare in qualche modo come allenamento, perché devono diventare come lui, ovvero devono diventare dei maschi alfa, rocciosi e pronti alla vita, no? Perché se no non c'è un essere, se non è quello
con quel tipo di identità, esatto. E allora penso appunto al lavoro sul respiro e nello stesso tempo sullo sguardo negato. Quindi mi racconti anche proprio come hai lavorato e soprattutto anche con sulla più piccolina, che ovviamente si è ritrovata, immagino, in un mondo decisamente, no, molto poco fiabesco, ma come dire, credo che tu abbia centrato assolutamente il modo di convincerla a recitare appunto il suo piccolo ruolo, ecco. Beh, allora, diciamo così, no, mi piace la parola fiabesco perché appunto in qualche modo un po', no, la dolcezza che tu dicevi forse nasce da quello. Io ho una bambina piccola di 10 anni, insomma in questi 10 anni ho letto tante favole, no? Quindi in qualche modo forse anche io stessa mi sono addolcita, no? Però viceversa queste favole sono terribili e queste, no, con queste illustrazioni straordinarie. Veramente, e poi ci sono infatti nel film le illustrazioni della Ceccoli. Nicoletta Ceccoli, straordinaria, assolutamente, sì. Ma, e anche, veramente, e di questo sono molto fiera, perché è successo chiaramente, noi avevamo un piccolissimo budget, io le ho mandato prima la sceneggiatura, poi dopo il film, dicendo: guarda Nicoletta cara, io non ti conosco, insomma, non potrò mai pagare le tue opere, però guarda questo film, io l'ho fatto anche pensando alle tue opere, che dici? E lei ha detto sì, te le do, gratis. Quindi... questo è importante anche perché il festival, il FIPLI, come ti accennavo, e tutti coloro che appunto lo conoscono sanno che è un festival che racconta la paura, non solo l'horror, in generale il genere, ma attraverso il cinema e la letteratura. Ed è secondo me importante quello che dici, perché davvero la narrativa anche grafica e la Ceccoli credo che sia appunto uno dei massimi esempi da questo punto di vista, torna molto per appunto come tu lo utilizzi come contrappunti, se vuoi, no, per dividere in capitoli appunto la narrazione. La narrazione. E vabbè, quindi questo aspetto così. Poi dopo, già i volti delle ragazze chiaramente sono, diciamo, da principesse, sono bellissime, e questo era importante anche perché il film appunto è duro, per cui insomma in qualche modo, no, volevo addolcire un po' il film, ma non solo per quello, perché poi comunque c'è un bisogno, secondo me, di bellezza, di cui tutti abbiamo veramente bisogno, visto quanto è duro il mondo e come, no, lo stanno distruggendo, come dice il padre. E niente, per quanto riguarda le ragazze, sì, noi non sono stata per niente, insomma, non ho preso delle ragazze e buttato in questa situazione, ho preferito lavorarci molto perché mi sembrava giusto, le scene sono dure, non si potevano violentare delle bambine in questo modo, per cui io sono a Roma, loro erano al nord, a Torino e a Milano, quindi per 5 mesi, un paio di volte al mese sono andata su e abbiamo parlato e abbiamo fatto dei lavori, insomma, di improvvisazione, quindi piano piano io l'ho presa per la loro bellezza, diciamo, però poi le ho accompagnate, tanto che a un certo punto erano loro poi che costruivano il loro personaggio, perché insomma, certo. No, dando degli spunti, così dico, non so, rispetto a un pranzo immaginario, no? E loro tiravano fuori i loro argomenti, e così piano piano è stato naturale, non ci sono state, non so come dire, violenze o cose, no, sul set, perché chiaramente con la bambina un po' più dura, perché lei ha anche poi un caratterino così, chiaramente 4 anni, però insomma, l'ho accompagnata, ecco, mi sono sentita di accompagnare, questo è molto difficile, anche loro sono contentissime di questo. Ti sentiamo un pochino... Ok, c'era forse un microfono. No, no, dicevo, cioè, questo fatto di accompagnarle più che metterle in una situazione, ecco, non c'è stato rubare, non c'è stato provocare, metterle a piangere, cioè, no, questo non c'è stato. C'è stato un piano piano, un arrivare per cui loro davano del loro, e secondo me questo poi, no, si vede, come dici te, no? In qualche modo partecipano, no? Assolutamente sì. Io, come dire, visto che questa nostra chiacchierata volge verso il termine, ho una ultima, più che domanda, una curiosità, perché nel rivedere il film
visto che ora ti vedo anche con una libreria alle spalle, allora c'è una, la prima volta che viene inquadrata la grande delle tre sul divano, in una delle accese, diciamo, chiacchierate, degli accesi dibattiti con il padre, si intravede un libro che è L'Esorcista. Sei tremendo, l'hai notato. Così come, evidentemente, un triciclo che gira per casa con piccolo bambino, in questo caso una bambina, ma, come dire, silenziosa, anzi muta, perché davvero non parla, non può che non, no, farci venire in mente il maestro Kubrick. Allora, ti volevo chiedere quanto ti sei proprio divertita a sfamare la tua cinefilia, perché credo che ce ne sia veramente tanti. Io ce ne ho citati i primi due che mi vengono in mente, ma è un film davvero fatto con l'amore per il cinema, e si vede, ecco. Beh, sì, dai, ma un po', devo dire, anche la casa, cioè, nel senso, lo chiamava, è stato più forte di me, delle cose, quella lì, proprio di metterle lì in fila nel corridoio, è stato, cioè, impossibile non farlo, capito? Cioè, certo. È chiaro che i vestiti, cioè, ci è un po' ricamato, però, non lo so, ma è bello, dai, cioè, non mi sono sentita di, no, di... perché sapevo che poi era una cosa molto personale, quindi non sono così, no, pezzi di film accroccati, cioè, assolutamente, assolutamente, no. Solo quell'immagine, sì, quel momento, ma poi ci sono veramente 3 milioni di film che mi venivano in mente, ma anche i più impensabili, guarda, Il bacio della donna pantera, no? Quando lei sta lì nell'altalena, no? Hai visto com'è Denise, impassibile, in quel momento... Veramente mi ha ricordato una Dark Lady anni 40, forse più di quanto io stessa in quel momento credessi, cioè non pensavo di mettere questo aspetto. Poi quando l'ho visto l'ho spinto un attimo, perché poi lei si presta, poi Denise c'ha questa faccia, no? Diciamo da sfinge criptica, sì. E quindi lì per esempio mi ha aiutato lei, cioè più di quello che io pensassi la resa più, no, più dark, più... Sì, sì, ma fino ad arrivare probabilmente anche a dei riferimenti contemporanei. Io ti ho letto in diverse interviste, hai citato più volte l'Antimos, a me viene in mente oltre lui anche Aronofsky, cioè c'è tanto del cinema contemporaneo che lavora, come dire, su... anche sulle incertezze, sulle insicurezze, sulle fragilità della psiche, sul pessimismo, cioè la paura da questo punto di vista, Alessio, e passo la palla a te, come dire, la paura credo che in buio sia declinata sotto varie sfaccettature veramente molto bene. Ma assolutamente sì, io volevo dire che ho visto recentemente A Quiet Place, che è il film di John Krasinski, quello che è... Ecco, quello è un film che diciamo è proprio genere puro, no? Nel senso che è veramente il distopico, un film molto, molto divertente da vedere. E ti dico, ovviamente buio è una cosa opposta, però parla di costrizione anche Quiet Place, non ti dico di quale costrizione perché chiaramente lo devi vedere. Però ecco, quello ho visto recentemente, proprio in questo periodo di visioni, un pochino più attenti, perché quando hai tempo le cose le guardi meglio. Io ti dico che in Italia forse un certo tipo di prodotto non è possibile farlo, perché non c'è, diciamo, non c'è la cultura per fare quel tipo di prodotto. Si possono fare delle cose appunto così, una via di mezzo, ma nel senso positivo, come può essere Buio, come possono essere altri film, perché comunque noi ogni anno ne ospitiamo tanti. E quindi il filo conduttore deve essere sempre la paura, perché la paura è lo schermo, la sala non può, le luci di sala si devono accendere ma poi si devono spengere, appunto si deve fare buio, perché è proprio questo il cinema, e non si può prescindere da questo, cioè quando vai al cinema ci deve avere paura, e in un modo o nell'altro, e questo film ti fa paura, te ne fa tanta, perché capisci cosa... Come a volte si è costretti a vivere, insomma, nella vita, cioè, e come a volte un personaggio come quel padre lì può condizionarti tutto. Però per fortuna si può appunto uscire da questo tunnel
fatto con del nylon, che è una delle immagini, secondo me, emblematiche del fatto che si può spaventare, ma non c'è bisogno di mostri in 3D, come magari ci sono in A Quiet Place, per carità, gran bel film, però per dire, il cinema nostro può fare genere e può farlo bene. Concordo, anche perché i mostri a volte sono quelli, per l'appunto, che non immagini e che non vedi, e io, come dire, per chiudere, ritorno da dove sono ripartito, vale a dire, mi piace ricitare quella che è la frase conclusiva, appunto la dedica con cui siamo partiti, vale a dire alle ragazze che resistono, perché è giusto sottolinearlo più di una volta, è un film riuscito e forte anche e soprattutto proprio per questo tipo di messaggio che si prende la responsabilità di lanciare, perché davvero sono pochi i film che lo fanno con un punto di vista femminile così forte. E io non posso veramente, Manuela, che ringraziarti per questa bella chiacchierata e augurare a buio davvero, tu citavi ieri sera Torino, che ce ne siano davvero tante altre situazioni. Tante sale, perché insomma tante situazioni. Vedo che il pubblico lo recepisce, lo apprezza, è un film insomma severo, così, però in realtà poi invece il pubblico lo apprezza molto, questo mi fa piacere, cioè non è, anche se autoriale, vedo che non è, non so come dire, solo fruibile per il pubblico dei festival, questo per me è molto importante. Assolutamente, concordo. Alessio, a te, come dire, ti do un in bocca al lupo per i preparativi che insieme a Ciro state portando avanti. Per questa nona edizione, perché dopo l'estate attendiamo le date e tra, come dire, da Pisa l'abbraccio forte per Livorno c'è sempre quando si parla soprattutto di buon cinema. Quindi ringrazio. Grazie veramente per questa giornata bellissima di film e di incontri. Molto, molto grazie. Molto grazie, bello. Grazie di cuore a voi e a presto. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao.